ci raccontano, a proposito di storytelling, alcune cose che stanno avvenendo in Italia rispetto alla migrazione di impresa. E quindi mi piaceva fare una piccola introduzione su quello che sta accadendo. Non ho preparato slide, state tranquilli, non ho video perché tanto ce ne saranno tantissimi. È un po', vado un po' contro di me perché mi piace fare un po' di cinema, ma oggi niente cinema. A proposito, se volete socializzare, c'è l'hashtag CS Forum 15, okay, anche questo ci tenevo a dirvelo, ma in particolar modo quello che sta accadendo nel nostro paese è che siamo in un passaggio di fase, ci pare di poter dire, che da una fase romantica si passa a una fase più, mi verrebbe da dire, epico-scientifica, nel senso che fino a pochi anni fa lo storytelling era questo sconosciuto, anche abbastanza guardato male, a volte esotericamente, un po' da Mago Thelma, no? Chi faceva storytelling era preso come il pazzo di turno, oppure chi faceva storytelling era preso come il romantico di turno, come quello che sì, va bene, si può fare, si dovrebbe fare, facciamolo. Questo momento mi sembra di poter dire è abbastanza terminato e stiamo più o meno andando verso un momento in cui si è capito che per fare storytelling, soprattutto a livello corporate, occorrono competenze e occorrono dinamiche organizzative, cioè occorrono organizzazioni. Questo mi sembra un passaggio molto importante da sottolineare, lo vedrete tra l'altro anche nei diversi casi, che apparentemente alcuni possono sembrare molto semplici. Un video con un racconto all'interno. In realtà, se andiamo ad analizzare le strutture, i processi organizzativi che ci sono dietro, sono molto complessi. E poi diversi testimoni hanno modo di raccontarcelo. Quindi questo mi sembra di grande importanza, insomma. Il secondo aspetto è che, bene o male, tanto poco, in tutti i casi che vedrete, esattamente come lo storytelling, le dinamiche di narrazione prevedono, tutti i casi hanno all'interno questioni sociali rilevanti, declinate magari a volte in modo ironico, a volte in modo leggero anche, altre volte in modo più sostanziale, in modo più drammatizzato, però anche questa dinamica della questione sociale presente credo che sia molto importante sottolinearla. In altre parole, non possiamo raccontare niente a nessuno se non stiamo raccontando qualcosa di importante alla società, alla comunità di cui facciamo riferimento. E questo è molto importante nella narrazione di impresa, perché il rischio più grande di chi si approccia allo storytelling è parlarsi addosso. Quindi ricordiamoci sempre che parliamo a una comunità e che i problemi della comunità sono incorporati nel racconto che stiamo facendo. Il terzo aspetto che mi pare emerga abbastanza forte è che per fare narrazione, e emerge anche nei casi che vedrete, occorrono delle abilità, delle competenze. Nel dibattito internazionale si parla di storytelling skills, vi ricordo che sono quattro macro competenze molto importanti, e le ricordo perché, siccome siamo qui a confrontarci sullo storytelling, vi dà anche l'idea di che cosa ognuno di noi ha nel proprio paniere delle competenze o magari non ha ancora e quindi deve sviluppare. Prima competenza e prima abilità è una competenza di ordine strategico. Si racconta sempre perché si ha di fronte un pubblico, appunto una comunità, che strategicamente va allineata a quello che stiamo raccontando. Quindi non si racconta a caso e non si racconta in modo istintivo o istintuale, e vedi per cui il passaggio, no, dalla prima fase dello storytelling in Italia, un po' romantico, a una fase sempre più organizzata. Secondo filotto di competenze è sostanzialmente il filotto di competenze che riguarda la costruzione narrativa dei contenuti. Quindi occorrono degli script writer, degli storyteller di contenuto che sappiano scrivere narrativamente, perché dalla creazione di un booklet cartaceo aziendale alla creazione di una docu-fiction che andrà sul web visiva occorrono sostanzialmente contenuti scritti, che siano cartacei, digitali, eccetera eccetera. Terzo filotto di competenze importantissimo è tutto il mondo delle abilità visive. Un tempo si diceva delle arti visive, oggi si incomincia a dire e a definire questo mondo di visual storytelling, perché la costruzione dell'immaginario visivo di una comunità
di un'azienda, di un marchio, di un prodotto, di un servizio diventa fondamentale per allineare i diversi racconti che sono in corso. Oggi vedrete diversi immaginari visivi. Questo credo sia molto importante anche saperlo distinguere. E quarto filotto di competenze importantissimo, ancora su cui in Italia qui abbiamo ancora parecchio da fare, lo vedrete anche oggi, è quello che viene definito il media design delle esperienze narrative, le user experience sui media. In altre parole, il racconto diventa habitat fisico, diventa piattaforma. Oggi le piattaforme sono tantissime e l'orchestrazione delle diverse piattaforme, non solo digitali, considerate il termine piattaforma come qualsiasi tipo di habitat in cui il racconto può andare in onda e può vivere, essendo tantissime, implica un grandissimo design, una grandissima cura. E quindi capite che quando si parla di organizzazione è proprio un termine adatto, perché l'organizzazione dei processi narrativi diventa fondamentale se si vuole fare narrazione d'impresa sostanzialmente. Tutto questo dovrebbe produrre quella che abbiamo definito, che viene definita un po' nel dibattito, narrability, o tradurla in italiano con narrabilità, raccontabilità è un po' sbagliato, perché non ci sono termini italiani che possono tradurre esattamente questo termine, narrability. Per oggi accontentiamoci con raccontabilità. Oggi vedrete diverse forme di raccontabilità che mettono insieme prodotto, servizio, marchio, comunità. Ecco, questa è pubblici, quando parliamo di comunità naturalmente parliamo di pubblici. Queste quadrangolazioni sono fondamentali nello storytelling d'impresa e mi piaceva incominciare a inquadrare con voi, e poi avremo modo di riparlarne, quello che state per vedere, perché testimonia quel passaggio che vi accennavo prima. Io lascio la parola a Stefania Romenti, vi ringrazio molto e vi auguro anch'io buon pomeriggio. Thank you.